questa partita era data completamente per scontata. Noi eravamo la squadra degli outsider, quelli su cui non puntare, la scommessa che non avremmo mai vinto. E invece, ragazzi, oggi abbiamo raggiunto un risultato storico. Abbiamo costruito in 3 mesi la campagna elettorale più bella e più giusta che questa città potesse. E siamo stati bravissimi, siamo stati uniti, come ci siamo sempre detti, uniti fino alla vittoria. Beh, questa sera siamo ad un passo dalla vittoria. E queste settimane ci vedranno ancora più determinati, più uniti e più convinti. Perché per noi la politica non è mai stato un fine, è sempre stato solo un mezzo. Il fine sono sempre state solo le persone, ed è le persone che andremo ad incontrare e accettare anche in queste settimane. Abbiamo dipinto un'idea di città possibile da restituire ai nostri giovani, ai nostri anziani. Abbiamo lottato per costruire una nuova idea credibile per il futuro di questa città. E l'unico cambiamento reale di questa campagna elettorale siamo noi. E le persone questo lo hanno capito. Il primo giorno che mi sono candidata c'era Pasquale Bunzi ad aspettarmi in Piazza Italia, che mi ha detto: Ferdinandi, lo sa, in politica si può anche perdere. E io gli avevo detto: caro Pasquale, a casa mia mi hanno insegnato che in politica le uniche battaglie che si perdono sono quelle che non si combattono. Conosco la passione, la verità di questi voti e so che quelli di oggi ci saranno ancora domani. Io ce l'ho messa tutta, come si dice a Perugia, ci ho messo anche quella che non c'avevo. Insieme, perché ce la